La puntata di Dillo a De Ruvo di questa sera è dedicata al gruppo Riprendiamoci il Futuro, gruppo che eredita l'altro gruppo storico Indipendente e Libertà. Dopo le mie vicissitudini oggi ho ripreso con il mio bar. Muro, muro, preda, non sapere niente, muovete, muovete, pei come un treno, non muro, non muro, i nì come si affogano sti mura. Curro, curro, e cosce si fanno molle, non muro, i preda che non bocare, muovete, muovete, pei come si affogano sti mura. Voglio solo. Riprendiamo a parlare della città e i problemi che ha la città. Marisa, tu sei donna, sei oltretutto una bella donna, diciamo la verità, è mamma. È mamma, ecco, importante questo. Mi stai facendo venire in mente quello che ho visto di quel filmato delle Iene. Lui è Tommy, dice di avere 8 anni ed è appena salito nella nostra macchina. Che cos'è che ti piace fare? Tommy si sta toccando il pisellino e sinceramente un po' sconcertati gli chiediamo se quello che gli piace è... Toccarti? Questo? Sì. Per bocca tua, c'è in campo. E ancora più straniati chiediamo... Cosa fai? E fa un gesto inequivocabile. E per mettere tutto in chiaro specifica... Scoppiamo, io e a lei. Così. E mima una masturbazione e poi rispiega cosa si aspetta dal nostro incontro. Scoppiamo. Soldi? Ma su serio? Mi stai dicendo una bugia? Sì, serio. Serio? Sì, serio. Vengo. Vuoi venire a scopare? Sì. No, io voglio solo parlare. Lo so, è assurdo pensare che uno scricciolino del genere salito in macchina di uno sconosciuto sia pronto a fare il sesso a pagamento. Ma purtroppo è andata proprio così. E non siamo in un paese del terzo mondo dove la mancanza di cultura, la povertà e le leggi poco severe portano al degrado. E Tommy non è l'unico. Quanto? 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 20. Cosa fai? Di tutto. Quante ne hai? 15. Siamo in Italia, a Bari, e più precisamente nel parcheggio dello Stadio San Nicola, dove tutti i giorni ci sono decine di macchine con uomini in cerca di compagnia. La maggior parte è lì per far sesso con altri uomini consenzienti. Ciao. Ciao. Che cerchi? E con sorrisetti e occhiolini chiedono... Vuoi fare qualcosa? Ma ti vuoi fare qualcosa? Tipo? Bobino. Attivo o passivo? Nel senso, cerchi un uomo che sia passivo durante il rapporto sessuale? Ciao. Cosa cerchi? Un e anche lui specifica. Va bene. E per chi non ha la fortuna di trovare l'anima gemella, ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che al bordo della strada sono disposti a far sesso a pagamento. Andiamo. Quante ne hai? 25. Quanto prendi? 30. Cosa fai? Vengo a passare. No, bambini di 8 anni che si prostituiscono e ci volevano le Iene per convincere le forze dell'ordine a fare la retata, eccetera. La cosa più brutta, oltre a vedere che questo bambino che parlava di sesso e di quello che faceva, erano le persone che andavano. Infatti lui ha parlato di professionisti, di magistrati, di forze dell'ordine che andavano lì a consumare sesso a pagamento. Sì, questa notizia ci ha un po' devastati tutti, cioè io ho visto il filmato e come mamma veramente sono rimasta scandalizzata, rabbrividita, perché capisco cioè questi poveri bambini, perché io penso a loro prima di tutto, la gente comunque che frequenta quel posto sicuramente non è gente per bene, cioè possono essere, come hai detto tu poc'anzi, persone qualificate come magistrati, ma soprattutto possono essere nonni che quindi tornano a casa e hanno i propri nipoti che abbracciano e accarezzano quando poco prima stavano facendo delle cose orribili. Quindi veramente questa cosa ci ha un po' traumatizzati tutti. Ecco,
questo fa sempre su questo argomento, Rosario. Io so che hai letto un commento che ho fatto io sulle IEN, quando dicevo che questi fatti già l'anno scorso, 2 anni fa, li denunciavo personalmente, li ricordo, quando andando alla stazione per comprare le sigarette, le famose sigarette, via Sparano, l'ultimo isolato di via Sparano, davanti all'altezza di McDonald's, c'era una ragazzina che poteva tenere 12 anni, 15 anni, la quale, come mi vede arrivare, se mi dai 50 euro te la do. Dico, che cosa mi dai? Ma non va a cenuscemo. Oppure l'altro episodio di quando stavo cercando di parcheggiare sempre in Piazza Umberto, dal lato diciamo di via Argiro, e c'era una coppia davanti a un biliardino lì, eccetera. Io li guardo e faccio segno, come a dire, sto urtando la macchina di dietro. Lei dà il bacio a lui, entra nella macchina mia, e gli dico, che c'è? Com'è? Non è a me che vuoi. Cioè, oramai la gente sta vendendo se stessa, cioè questa la crisi, che poi sono le cose che volevo, dopo che dicesse anche Gino Cipriani, a proposito del reddito di dignità, di come ognuno cerca, personalmente anch'io, no? Cerco di trovare delle risorse per poter riuscire a sopravvivere. La gente ormai non dà più valore a niente. Eh sì, questo è il problema, non avere più valore di nessun tipo. Cioè la repressione, i carabinieri, la polizia, tutto quello che si vuole, polizia municipale, sono importanti e sono il momento della repressione. Ma il fenomeno dello stadio San Nicola non è soltanto un fenomeno da reprimere, e bisogna fare una valutazione sociale, sociologica, di quello che succede in questa città, in quel degrado, e da che cosa è determinato. Abbiamo detto la sicurezza, abbiamo detto la mancanza di lavoro, ma questo va studiato come si deve, ma non studiato come per scoprire qualcosa di nuovo, studiato per capire come si può risolvere in questo momento, perché la situazione, la realtà è antica. Quei fenomeni che abbiamo sentito intorno allo Stato San Nicola, mi riferivano miei amici, miei conoscenti, anche colleghi del Policlinico, che è una cosa che già si sapeva, è già una cosa ormai statica, consolidata. Quindi la repressione va fatta senza dubbio nel momento, perché la repressione è come l'analgesico per il dolore, cioè va fatta, va dato e va portata avanti, ma poi ci vuole come risolvere questo problema. Che cosa sono la ghettizzazione dei Rom? Dove vanno inseriti, dove vanno posti questi problemi? Noi siamo il paese dell'accoglienza e va bene così, però dobbiamo dare poi un'accoglienza che non comporti che si verifichino queste storture, che nel linguaggio generale non sono più storture, perché è la fisiologica reazione di un gruppo, di una comunità che è andata in escandescenza perché è saltato il sistema dei valori, è saltato il sistema della sicurezza, è saltato il sistema dei rapporti madre, padre, figli, come diceva prima l'amica Marisa D'Alonso, è saltato tutto questo sistema, la famiglia, quegli antichi valori. Hanno fatto vedere il bambino che quando il giornalista gli dà 100 euro, come esce dalla macchina, glielo dà. Certo. Cioè, quindi è un discorso di... si è messo a fare il business della prostituzione, quindi significa che essendo saltati tutti i valori, essendo saltato tutte le regole, si va dove ognuno ritiene di poter andare per risolvere il problema immediato delle prossime 12 ore. Ecco, questo discorso è un fatto sistemico che va inquadrato non certo in commissioni, perché io sento parlare di commissioni regionali, di commissioni comunali, di commissioni forse interregionali, di incontri presso la prefettura per valutare la repressione, per valutare soltanto cosa non far fare, ma che cosa si può fare per queste persone. Ci sono le soluzioni, ci sono le possibilità. Riattiviamo i sistemi scolastici, riattiviamo anche il sistema degli asili, delle scuole elementari, riattiviamo un controllo, un censimento sistemico di che questi bambini che cosa possono fare, li attiviamo in qualche modo, perché il giornalista, per esempio, che diceva ti porto dal barbiere, ti porto dal falegname, ma miei cari,
pensate che un barbiere o un falegname si prenda un bambino così, quando sa che dopo un quarto d'ora arriva la guardia di finanza e ti dice: questo come fa qua? Perché sta qui? Perché non viene? Dove è stato assunto? Non è stato assunto? E non guarda, ecco il discorso repressivo, e non guarda che cosa, quale opera sociale sta facendo questo barbiere e questo, e questo, chi questo ha dato questo lavoro? Questo lavoro. Quindi il discorso va ripreso. Allora, o impostiamo un discorso serio e generalizzato, e siamo abbastanza in ritardo, ritengo, perché quelle situazioni, quelle realtà sono dei traumi psicofisici che non si possono più recuperare. È inutile che ci prendiamo in giro. Gino, il disagio, come diceva Giorgio Gaber, la fatica del vivere quotidiano, che diventa sempre più gravoso, sempre più pesante, eppure le amministrazioni, il comune, la regione, lo Stato, no, parlano di reddito di cittadinanza, di interventi in favore di chi sta male, di chi vive questo disagio. Si stanno facendo delle cose. Io stamattina sono andato al municipio qui e ho visto la presidentessa Micaela Paparella. E mentre stavo parlando con lei si è avvicinata una signora, mi ha individuato, mi ha riconosciuto come giornalista, mi ha fatto la sua denuncia della situazione in cui vive, a Iapigi addirittura. Dice: sono costretta a venire qui a questo municipio, a Libertà, per cercare di risolvere il problema. E Micaela Paparella gli diceva: sì, perché stanno facendo dei lavori. Dice: no, anche quando avranno finito i lavori ci sono soltanto alcune cose che si potranno fare a Iapigi, il resto bisognerà farlo qui. Ecco, il disagio, tu stavi prima accennando al bluff che c'è. Volevo fare una premessa, questo è importante che la gente lo sappia. I municipi hanno dei costi esosi, se li chiudono non se ne accorge nessuno, ma risparmieremo milioni di euro. In effetti, quello che non svolgono ai municipi politici lo potrebbe svolgere tranquillamente un dirigente e due dipendenti, basta. Non servono a nulla, perché ci sono, ad esempio, commissioni. Commissioni che noi paghiamo col denaro pubblico. Ad esempio, qui sul primo municipio sono 19 consiglieri. Molti di questi lavorano, ma voi lo sapete che noi, oltre a pagare i consiglieri a fine mese, paghiamo anche le ditte dove loro lavorano, cioè per tutto il tempo che stanno lì. Praticamente un consigliere viene a costare alla collettività quasi 3.000 euro al mese. Per fare che cosa? Tutti sono componenti di commissioni, ma di quale commissione? Che esperienze hanno loro nelle singole commissioni? Ecco perché il sociale deve essere affidata a persone che di sociale veramente possono fare qualcosa. Di commercio ci devono essere commissioni di persone preposte che capiscono di commercio, e non i soliti consiglieri. Non è un discorso contro i consiglieri, ma noi abbiamo il coraggio di denunciare la non capacità di queste persone in genere di poter dare poi veramente un risultato sperato sia per il sociale, per il commercio, per la sicurezza. È questo che vogliamo. Parliamo di questi incentivi, di queste soluzioni. Ad esempio, la regione si inventa il reddito di dignità. Io voglio capire che cosa significa, per lavarsi la bocca, dignità. Ma quale dignità, caro Emiliano? Con 400 euro al mese, vorrei vedere, ammesso che tu saresti uno dei fortunati a percepire quei soldi, con 400 euro al mese devi avere i figli minori o un disabile. Per un anno che cosa fai? Quale dignità mi vai a parlare? Quando tu per prima, oggi, continui a fare una campagna elettorale che non interessa a nessuno, ma solo a te e al tuo partito, e continui a percepire uno stipendio dalla regione. E questo è un fatto gravissimo. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Come ti chiami tu? Barbone Francesco, Barbone Francesco. Tu hai già mangiato? Mi arrangio con panino. Cioè, certe volte mi mangio la minestra, certe volte mi arrangio con panino. E che si mangia qua? Di mangiare bene, si mangia bene. Non è che diciamo qua, anche giù alle suore, come so io, si mangia abbastanza bene.
In genere che cosa si mangia, giusto per capire, perché siamo arrivati tardi noi. So, i fagioli, per secondo una fettina di formaggio con insalato, con le patate, con l'insalata, eccetera. Vino, niente? Vino no, acqua solamente. Neanche la birra? Niente, solamente acqua. La mattina fanno la colazione qua, latte, caffè, biscotti. Oh, stavi dicendo che tu vieni qua regolarmente, da quanto tempo? Capita, diciamo quando esco presto da lavoro alle 4, 4 e 4 faccio un salto qua, quando diciamo faccio tardi le 5, 5 e mezzo mi arrangio con panino, la domenica diciamo insieme con la famiglia vado a mangiare giusto un piatto di qualcosa di caldo. E lo mangi qua con la famiglia? No, vado in una trattoria da mio fratello o da qualche parente, però solamente che mi scoccia di andare a qualche familiare, davanti fanno la bella vista, da dietro mi... Io il problema è che io vado alla bellezza di quasi un anno e mezzo senza casa, sono uno strato di casca e non ho potuto pagare la casa, mi trovo a queste condizioni. Avevi un mutuo? No, stavo in affitto. Non potevi proprio pagare neanche il fitto? Perché lavoravo. E che lavoro fai? Io faccio il manuale muratore. Ma regolarmente o ogni tanto? Ogni tanto, quando capita. E in questo momento stai lavorando? In questo momento, periodo di Natale, sto lavorando. Vado quasi 2 mesi che sto lavorando. Per quanto tempo lavorerai? Non lo so. Cioè non ti hanno fatto un contratto di 2 mesi, 3 mesi? No, nessuno contratto. Cioè giorno per giorno ti danno la paga giorno per giorno? Dipende, quando fai 2 giorni, 3 giorni ti pagano. Cioè poi quando finisci il lavoro? Finisci il lavoro ti pago, diciamo il fatto di pagare non c'è problema. E tu c'hai famiglia anche, hai detto? Ho una famiglia, ci sono 2 bambini e una moglie. E adesso dove stanno? Mia moglie e i miei figli stanno all'istituto, a Maria Cristina di Savoia, Bitonto. Io sto al dormitorio, vado a dormire al dormitorio a Andromeda. Dov'è Andromeda? In via Cicco De Gasperi. E là a che ora si va? No, si entra alle 8 fino alle 11 della sera può entrare. Alla mattina alle 6 e mezza vengono a fare la sveglia, alle 8 devi uscire. Ma là è solo un dormitorio, non è? Un dormitorio, cioè abbiamo un dormitorio per dormire, ti fai la doccia, giusto. Ma per... chiunque può andare? Chiunque, stranieri, italiani, chiunque. La maggior parte quali sono stranieri, immigrati? Immigrati, la maggior parte sono anche di più italiani, chi è separato, chi... fa tante quelle puttanate, eccetera, eccetera. Quello che ne sai tu, immagino che ne sai. C'è solo questo come mensa oppure ci sono? No, c'è anche la mensa alle suore in Corso Caro, il ponte di Corso Caro, stanno parecchie mense. C'è anche la mensa a San Francesco d'Assisi in Piazza Garibaldi che si va il martedì e il mercoledì. Tu non hai una casa tua? Non c'è una casa, il problema mio è che non c'è una casa e sto uscendo pazzo. Non sono nemmeno in attacco. I tuoi vestiti, la tua roba, dove ci stai? La maggior parte io ce l'ho alla Andromeda. C'è l'armadietto? C'è un piccolo armadietto per... non ce la faccio più perché ho bisogno di stare con la mia famiglia. Non mi va di trovare, di incontrarci il sabato e la domenica. Non posso... sto uscendo pazzo. Devo fare qualche pazzia. Mi serve anche una camera per stare insieme con la mia famiglia.